Allora, ci spiegate come nasce il video, come si intitola e cosa c'è dietro? Allora, il titolo è Una scuola da paura. In realtà cosa c'è dietro? C'è dietro un pomeriggio libero, di tempo libero, in cui volevamo sperimentare l'uso degli iPad che abbiamo adottato qua a scuola e abbiamo provato a montare un trailer di un ipotetico film horror che non esiste e penso non esisterà mai, perché anche stavamo facendo in quel periodo, perlomeno io come docente e loro come allievi, il genere horror visto in letteratura, eccetera, quindi abbiamo usato quello come spunto per creare un trailer. E questa opportunità mi ha fatto capire com'è importante il lavoro, cioè anche comunque approfondire di più l'argomento che il prof ci ha fatto studiare, ci ha fatto conoscere. Innanzitutto vorrei dire che il video, come ha detto il professore, abbiamo inventato tutto da noi, solamente abbiamo impiegato un'ora utilizzando la nostra fantasia e sì, la nostra fantasia, rendendolo nel miglior modo possibile. Ma beh, dico due cose sul film e sulla presentazione. Ma il film a me mi è sembrato, in parte corto, però molto da paura, dato da come suggerisce il titolo Una scuola da paura, che tra l'altro ha anche scene proprio da paura. Non so, mi ricordo la scena della taglierina che scende, che fa impressione, diciamo, a me e lui che eravamo dentro nella scena, fa impressione, diciamo, a due dei protagonisti del film. Poi di altro devo dire che vabbè, il film è stato realizzato qua a scuola, ovviamente. Penso una mezz'ora per mettere in scena tutto, preparare tutto, usando l'iPad, registrando il contenuto e sia facendo il trailer che il filmato. E niente, a me mi è piaciuto proprio come trailer e come film. Che emozione avete provato a Torino quando avete visto la vostra opera proiettata proprio sullo schermo? Quando l'ho vista, cioè, bello, è stato bello, però se un'altra occasione mi viene proposta ci andrei ancora a vederlo. Perché comunque vedendo sì, ok, vedendo sull'iPad è tutta un'altra cosa, o vedendo proiettato un'altra cosa, però vedendolo al cinema è sempre un altro pianeta, cioè è sempre un'altra cosa. Io sinceramente non avrei mai pensato di arrivare con un video, di arrivare appunto al concorso italiano a Torino, quindi è stata molto molto soddisfacente. Sono rimasto anche un po' stupito, però dopo averlo visto proiettato mi sono, come dire, emozionato, come dire, gasato, perché è una cosa importante per me e per tutti noi. A me mi ha suscitato una grande emozione vedere proprio il film proiettato nella sala Torino, perché è come rivivere l'emozione dentro un grande schermo dove ci sono gli attori che recitano, che vivono proprio la paura di questa scuola. E quindi a me mi ha suscitato, c'erano altri film che mi hanno suscitato altre emozioni, che tra l'altro erano anche carini, però proprio nel particolare di questa a me mi ha suscitato emozione vedermi a me proprio nel grande schermo del cinema, diciamo che stavo recitando, no? Professore, ci spiega brevemente cosa c'è dietro a questo video, qual è stato il lavoro suo e dei ragazzi? Allora, in realtà cosa c'è dietro? C'è dietro la volontà di occupare un pomeriggio insieme.
di rimanere qua a scuola, quindi di usare la scuola anche in maniera diversa. La scuola era deserta in quel momento, quindi anche quello ci ha aiutato. E il lavoro ha avuto uno svolgimento simile. Tra l'altro noi siamo in quattro qua, c'è anche una quinta persona che non c'è oggi, che poi materialmente ha scritto la sceneggiatura, l'idea del trailer, che è Chiara. E l'idea è questa: siamo partiti da una specie di storia più o meno abbozzata, loro non ne sapevano assolutamente nulla, quindi questo secondo me è stato il valore aggiunto. Ripeto, noi l'iPad, io nello specifico, era la terza volta che lo prendevo in mano, quindi anche le riprese, magari alcune sembrano volute, sembrano ricercate, e in realtà sono solo fortunate, e quindi è positivo anche quello. E dopo aver girato le diverse scene, le abbiamo montate, abbiamo creato le scritte che appunto intervallano il trailer, eccetera eccetera. L'idea era, il trailer è horror, poi ci accorgiamo che alla fine tutti ridono quando lo vedono, e anche a Torino è successo questo, quindi quello secondo me è il risultato migliore, che far ridere le persone è la cosa forse più difficile che uno può fare. Quindi uno strumento come l'iPad, che da quest'anno, se non erro, l'Istituto Belmonte ha adottato anche per insegnare e fare lezione, funziona? Sì, funziona, assolutamente. Funziona come mezzo sicuramente di distrazione, però come mezzo di divertimento funzionale anche all'insegnamento, alla didattica, sicuramente sì. Se, ovviamente, come tutte le cose, se usato bene, sì. Su quel lato è eccezionale per montare video, fare giochini simili. È davvero bello, sì sì. Volete presentarlo anche qua al Padre Monti? L'avete già presentato il video? Sì, no, il video l'abbiamo presentato. Abbiamo fatto appena vedere nelle due seconde, quest'anno, e ci hanno detto che è bello, e io penso di, come ho detto prima, penso di rifarlo un'altra volta il video, perché comunque è bello, perché dopo ti fanno tutte le emozioni, tutto quant'altro. Che soggetto resta in scenario questa volta? Ma se lo fa ancora come l'altra volta, cioè come nel film precedentemente horror, lo farei ancora, perché comunque la scena, anche quella scena lì che ho fatto io prima, e basta, cioè mi serve. Ma io sinceramente cambierei genere un po' per i gusti personali, che vabbè, a me non mi ispirano tanto gli horror, un po' per provare a cambiare sia il genere sia emozioni, e provare appunto qualcosa di nuovo, e sì, nuovo, e magari che può colpirci di più e può divertirci di più. No, a me, io devo dire che a me il genere horror mi ha colpito molto, sia dalla parte che il film rende pauroso, e sia anche dal trailer che rende un po' paura. Ma come ha detto prima lui, io lo rifarei sempre in alcune scene, proprio nei minimi dettagli in cui si è fatto sia il video che il trailer. Ma penso che alcuni l'abbiano già visto, alcuni no, e penso che abbiano dato un giudizio, penso. Ultima domanda, appunto il professore ci ha parlato del fatto che voi stavate affrontando il tema dell'horror in italiano. Cosa avete provato nel mettere in pratica? Cosa avete imparato, secondo voi? Comunque io ho imparato, cioè, metterlo giù, proprio andare in fondo, cioè non essere lì su, come si chiama, cioè approfondirlo, e dopo metterlo anche in scena è stata una cosa bella e anche istruttiva. Io, più di aver imparato qualcosa, mi sono molto molto divertito, però alcune volte si dice che giocando, divertendosi, si impara, e innanzitutto ho imparato a usare un nuovo programma che non avevo mai utilizzato, come dal nulla, come iniziare a impostare un video
un trailer per poi svilupparlo, filmarlo e montarlo. No, beh, io devo dire che a me è cambiato molto fare questo film e questo trailer, perché ho superato la paura, a parte la paura del buio, però proprio la paura in generale che si ha proprio per alcune cose. Ma anch'io ho imparato a usare un nuovo programma che non avevo mai usato e ho saputo sempre gestirmi nell'usare il programma, nel montare le scene, il trailer. Penso che lo rifarei sempre in qualunque momento possa essere possibile. Allora sì, lo rifarei sicuramente, in realtà l'ho già rifatto anche in altre classi, in altre situazioni. Non c'è stato la motivazione nel mandarlo al concorso, eccetera. Mi ricollego anche a quanto dice, io cambierei genere. Il prossimo cambierei genere, farei qualcosa di diverso, anche magari non legato a quello che si sta facendo a scuola, ma magari per gusto personale, anche filmati un po' più lunghi, certo, richiedono un maggiore impegno, su quello c'è poco da fare. Mi ricollego a quanto diceva lui prima, sicuramente è stato utile per me. È stato utile anche l'esperienza a Torino, l'emozione di vederlo proiettato su grande schermo. Io per primo sono rimasto stupito. Quando è arrivata la mail che hanno detto che avrebbero proiettato il nostro video, l'ho riletta 3 volte perché rimanevo incredulo su come avessero potuto scegliere il nostro. Però anche a fronte di altri filmati sicuramente più complessi, più articolati, il nostro secondo me ha una sua dignità. Anche nella brevità, nel formato, però ha una sua dignità. Sicuramente lo rifarei, aggiungo anche che lo rifarei con loro. Che emozioni ha provato? Ma nella proiezione, prima che arrivasse la proiezione, si è di soddisfazione, di dimostrare che anche da una buona idea, dal niente che diceva lui prima, se uno ha una buona idea può arrivare anche a realizzare un buon prodotto. Quello forse è l'insegnamento per me più prezioso, più importante. Vi presentate? Sì, Castiglione Andrea, ero il loro docente di Italiano e Storia l'anno scorso quando loro frequentavano la prima. Aggiungo anche il nome dell'altro insegnante che ha collaborato, che è Chiara Crespi, che lavorava in classe loro come educatrice su tutta la classe sostanzialmente. Cristian Spinelli è allievo. Andrea Lepoghi, sono l'allievo di seconda, l'anno scorso eravamo in prima. Pilota Samuele, anch'io sono l'allievo del CFP Padremonti, l'anno scorso ero in prima e niente, spero di andare avanti sempre anche in terza, sperando che la scuola me lo permetta. Vuoi fare l'attore? No, in un certo senso sì, ma diciamo non nei minimi particolari.